Let's go, bitches, sono Paolo, il vostro guardiano preferito. Siamo qui su questo video sulle armi dello Stendardo di Ferro. Oggi è l'ultimo giorno dello Stendardo di Ferro, quindi vedete di giocarlo, di fare più esperienza possibile, poiché oggi c'è il doppio dell'esperienza. Se invece non avete già fatto, bene, comprate la Ghirlanda di Ferro D, ottenibile al grado 4 dello Stendardo, e la Pietà di Nirwen, ottenibile invece al grado 5 dello Stendardo di Ferro. Esattamente sono un'arma di supporto, questa dell'Hack, che ha tra l'altro una velocità alla bocca della canna migliorata, cioè potrete sparare più velocemente quando premerete il grilletto. Possiede momento zen, cambio incalzante, cioè più infliggerete danni più quest'arma diventerà precisa, e quando verrà estratta avrete 5 secondi di bonus alla precisione. Io la utilizzo in combo con estrazione Celer, che quest'arma può essere estratta con una velocità notevole. La Pietà di Nirwen invece è un'arma secondo me OP per la sua precisione, non per i perk. Possiede fuorilegge, che è un ottimo perk se farete headshot, e con quest'arma è molto facile poiché è come giocare con un fucile d'assalto super preciso di Call of Duty. Allo stesso tempo a terzo occhio, che in alcune situazioni è molto valido, ma il vero perk fondamentale è telaio rinforzato. Telaio rinforzato aumenta la stabilità riducendo la dimensione del caricatore di soli 6 colpi, quindi avrete 9 raffiche che vanno bene, dato che ci vogliono più o meno 2-3 raffiche per uccidere una persona, 4 nelle situazioni più incasinate. Quest'arma è veramente forte poiché è un'arma super precisa e vi consentirà quindi di mandare tutti i colpi dritti in testa, e mandandoli in testa farete ballare sia l'arma all'avversario sia la vostra mira ballerà di meno. Ma questo perché ballerà di meno? Perché ovviamente la vostra arma ha una stabilità esagerata. Il mio consiglio è di utilizzare il mirino OAS invece del TrueSight, anche se aumenta la ricarica e la maneggevolezza, perché l'OAS, non lo so, io mi trovo meglio nell'acquisizione del bersaglio e per mandare tutti i colpi in testa. Quindi sì, secondo me dovreste usare quello. Il TrueSight ha sì più maneggevolezza, ma è un po' scomodo e diciamo che non mi trovo bene in questo caso a mirare alla testa. Da vicino lo trovo molto comodo, da lontano preferisco ovviamente l'OAS. Ma perché utilizzare queste due armi in combo? Perché non utilizzare un pompa o un cecchino? Prima di tutto, i pompa io come al solito li sconsiglio perché sono l'anti-skill proprio in questo gioco, non hanno niente veramente di bello alla fine, sono veramente dei tumori, potete uccidere le persone da chilometri, non hanno skill secondo me, eccetera, eccetera. I cecchini sono molto forti, ma da vicino a volte si sente il bisogno di avere un'arma che vi possa aiutare. La Ghirlanda di Ferro fa proprio questo. La Ghirlanda di Ferro è un'arma che può essere usata in questo caso nelle situazioni più disparate, quando avete bisogno di un alto danno velocemente da vicino in questo caso, o se no quando siete in salto, specialmente in salto, perché come diciamo le pistole, quest'arma ha una precisione veramente elevata anche in salto, una maneggevolezza elevata, e potrete riuscire a colpire gli avversari facilmente. Fa dai 58 ai 61 di danni a seconda della gittata, diciamo che ne ha molto poca, però avendo anche un impatto basso è strano che faccia un danno così. Io penso solo che ha un impatto basso per il tipo di classe dell'arma. Comunque è molto precisa, spara molto velocemente, più danni infliggerete, questi colpi andranno più precisamente in testa. Quest'arma quindi è ottima, magari state saltando col Pietà di Nirwen, vi trovate un nemico davanti, cosa fate? Tirate fuori la vostra pistola, avrete cambio incalzante, quindi 5 secondi di precisione in più aggiuntiva, e bam, scarrellerete tutti i colpi sulla persona. Bastano 4-5 colpi, un'intera raffica su una persona per ucciderla. Quest'arma si possono fare anche ottime doppie avendo 15 colpi nel caricatore, e comunque quando finite i colpi magari di un Pietà di Nirwen, o magari non riuscite a triggerare fuorilegge in questo caso, che vi fa ricaricare l'arma più velocemente dopo un headshot, potrete tirare fuori la Ghirlanda di Ferro e spammare sugli avversari. Quindi, bitches, io spero vi sia piaciuto il gameplay di sottofondo, spero vi sia piaciuto anche ovviamente la mia spiegazione del perché utilizzare Pietà di Nirwen e Ghirlanda di Ferro D ovviamente assieme, perché sono forti. E ecco qui il video. Io sono Power, il vostro guardiano preferito. Ci vediamo venerdì al Games Week. Bitches, vi consiglio di andare a vedere il video che ho fatto l'altro ieri a proposito del Games Week. Let's go! Corridore attivo, avanzate! Il tuo corridore è vicino! Ha innescato la frattura! Scintilla in carica! Esecuzione impeccabile!